Ciao ragazzi, bentornati in questo canale. Oggi vi porto un video un po' diverso. Oggi sono a una gara vera e propria, una gara senza catena però, organizzata da Aosta Bike Center e Pila Bike Park qua proprio a Pila, sulla Flow Line, quindi diciamo la family per chi la conosce così. Hanno costruito questa piattaforma di partenza e si va giù per tutta la parte diciamo centrale della pista, quella un po' più pianeggiante, quindi è proprio questa la sfida. Non correre una chainless in una parte ripida, che sono tutti buoni, ma proprio correrla in una parte molto pianeggiante. L'evento è una figata, fa tanto ridere, c'è un sacco di gente, dopo ci sarà una festa alla Nuva, quindi godetevi un po' di clip e vi faccio vedere anche la mia race run. Siamo qua col numero 1. Numero 1 che ha avuto la sfiga di incontrare DJ stamattina alle 10 e gli ha regalato il numero 1. Sai già come partirai da qua? No, questo non lo so. Questo è difficile. Non lo so ancora. E invece ti hanno già detto di stare attento alla prima curva laggiù in fondo? Non è detto. Può vincere il premio perché vola fuori dalla curva. Ok. Forse lo vincerò. Ok. Ma siamo qua con un altro competitor, attenzione. Come siamo messi? Bene, bene. Tante birre. Tante birre. Tante attese. Tante attese. Tante attese. Ok, che numero hai? 42-43, questo è da verificare, ma ancora non sappiamo. Ok. Quindi c'è ancora tempo per qualche birra? Sì. Perfetto, perfetto. Numero uno pronto. Partire l'uno è pronto, attenzione. Organizzazione migliore di Coppa Italia di H, sicuramente. 3, 2, 1. Dai, 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 dai. C'è più tifo che in Coppa del Mondo. Grazie. Ale, 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 ale. Attenzione, ci siamo? Santesi? Santesi? Santesissimi. Si vede. Hai fatto il riscaldamento? Madonna, sì? Sensazioni buonissime. Quante birre hai bevuto? Rulli prima. Sono appena Ready. Scelta dai rulli. Dai, pedala, mi raccomando. Pedalo. Ragazzi, siete pronti? Sì. Prima gara? Qual è il vostro obiettivo? Ottimo, dammi il pugno. In realtà lo è anche la mia, ma non faccio più così. 5, 4, 3, 2. Una domanda. Sì. Questa è una scelta stilistica o tecnica? Tutte e due, ma abbiamo anche le appendici aerodinamiche per infatti, fare più cariche. Immaginavo. Più forte. Attenzione, c'è anche il raffreddamento. Abbiamo anche un piccolo aiutino tecnico. Dalla numero regia. 35 da tenere d'occhio. No. Hai bucato dietro. No, si sta venendo duro. No, ma no. Forza di toccare. No, no, di okay. Pressione. No. Le pastiglie posso toglierle qui così? No. Ale, 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 ale. Attenzione, setting dell'ultimo minuto, gonfiamo qua. No, si sgonfia e basta. A few moments later. Ma la pittoria? Oh, no! Oh, dai! Attenzione, sei partito!
una delle gare più difficili dell'anno, sicuramente. Senza catena, giù per la family. Ogni frenata, ogni pietra, ogni buco preso male fa la differenza. Già mal di gambe. Praticamente è come essere in un pump track, ma con la bici in discesa, con le curve sullo sterrato. Wow! Questa è una curva importantissima, perché poi dopo questo ponticello c'è un pezzo in piano bello lungo. Che mal di gambe già. No, pedatina. E poi errore qua. Anche qua bisogna prendere velocità per il pezzo più difficile della pista. Voglio provare a non scendere. Ah, un piedino lo devo dare. Mannaggia. Anche qui una frenatina di troppo. Vedo l'aria davanti a me. Ah, sono fatto. Grazie! Gentilissimo! Ha pure frenato, poverino, mi dispiace! Cerco una posizione aerodinamica, ma ho le gambe cotte, quindi mi siedo. Siamo nell'ultimo boschetto. Anche queste curve sono molto importanti. Pure il pubblico, incredibile. Oh! Che gara, attenzione. Che fatica! Tempi di Bali che ne cazzo lo bene! Grazie mille! Figurati! Ti avevo detto finché mi sono tolto! Abbiamo ancora altri premi perché ovviamente abbiamo avuto dei partner oltre Spila S.P.A. bravissimi, devo dirlo. No, scherzavo. No, sono bravi. Sono stati bravi, Roberto Vernassa. No, Roberto Vernassa che è andato via, però grazie. Bravi! Bravo Roberto.
Attenzione, siamo qua con uno degli organizzatori di questa incredibile gara. Pensa a te in che stato sono per chiedere a noi di organizzare una gara. Eccoci qua, non è una gara. Come andate? Ci mettono dentro, molto bene. È andata molto bene, nel senso che ci è stato un sacco di partecipazione. Intanto prendiamo a mangiare. Assolutamente. Tanti partecipanti. In cosa consisteva la gara? Allora, la gara in realtà non la chiamerei proprio gara. È una cosa che manca da Osta, che secondo me è stare tutti assieme, girare in bici tutti assieme e divertirsi, no? Perché alla fine andare in bici, secondo me, prima della gara è divertimento. Giusto. Ed eravamo in 100, tipo? Eravamo in 130, in realtà, poi ci sono state delle defezioni. Poi non so se abbiamo preso tutti, non lo so. Tutti molto interessati e soprattutto dare spazio ai giovani di Osta, no? Immagino io, alla loro età, noi non avevamo niente per girare in bici, quindi... Quindi chi ha vinto? Oggi. Lo sport. No, in realtà non lo sappiamo ancora. Non so se lo sapremo mai. No, lo sapremo. Domani facciamo... Prendiamo... bel video sta venendo fuori. Non devi ridere. È una roba seria. Come la gara. Come la challenge. La challenge, bravo. Perché continui a chiamarla gara? Devi smetterla di essere abituato, un carino. Ho capito. Scusate. Ma infatti ti ho visto quando sei arrivato all'arrivo, madonna, cioè non è che devi spaccarci la fotocellula, cioè vai con calma. Vabbè, e cos'è la domanda? Ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo, se volete. In realtà la cosa bella che vorrei che passasse, che adesso sono serio, è che noi quando eravamo boccia e piccolini non avevamo nessuno che ci aiutasse a fare qualcosa nel nostro sport, e noi ci stiamo provando. Se poi va bene, se non va bene, ci abbiamo provato. La cosa bella è che abbiamo avuto un sacco di aiuto, primo tra tutti Roberto Vernassa, che ci ha aiutato tantissimo in 2-3 settimane, Sergio Borbei di Pila, cioè, quindi c'è stato tanto movimento da parte di tutte le associazioni, OSPA, quello che è, più l'Hotel della Nuva, dove si mangia tra l'altro molto bene. Da Dio. Consiglio il panino Nello. Madonna, quanto buono il panino. Madonna, è una bomba. Andiamo a prenderlo. No, se no lo digerisci tra 3 giorni. Però è veramente c'è dentro tutto ciò che non vorresti mai mangiare insieme, però insieme è buono. Quindi è buono. Ok. Cioè io lo mangerei adesso. Mi hai fatto venire. Andiamo a farlo. Andiamo.